Buonasera ai nostri ascoltatori, con leggero ritardo, ma insomma andiamo adesso in trasmissione. Cominceremo con il post-it, come abbiamo fatto l'altra volta, d'ingresso, e sarà questa volta su quello che è successo in Italia con i disastri ambientali, quindi un paese fragile, il titolo è Senza prevenzione. E poi dopo ci sarà il punto di Roberto Di Giovan Paolo, e poi sulle elezioni USA un'intervista sempre telefonica con Ennio Remondino, e poi ci sarà una cosa particolare in cui come dire, ricordiamo un grande dirigente sindacale, Giuseppe Di Vittorio, morto nel 57 in questi giorni. Lo ricordiamo con una cosa un po' particolare, un articolo sempre del 57 scritto su Vie Nuove da Pierpaolo Pasolini, e poi dopo ci sarà il nostro Marco Wong, e poi il film Euforia. Bene, adesso comincio quindi con il post-it d'ingresso. Ripeto che non è un ideatore reale. È un paese fragile senza prevenzione, il titolo. Quello che è successo negli ultimi tempi nel nostro paese, dal cedimento strutturale del Ponte dei Marconi a Genova al disastro ambientale che da Belluno alla Sicilia ha coinvolto tutta l'Italia, tutto questo ha un tratto comune. Più che di protezione civile, si dovrebbe cominciare a parlare di prevenzione civile. Dice così Giorgio Vacchiano, il ricercatore laureato in scienze forestali, che secondo la rivista Nature, uno degli 11 emergenti migliori al mondo. Quello che è successo è frutto del cambiamento climatico, non tanto per i fenomeni finora che erano rimasti circoscritti, ma per il fatto che adesso questa tempesta, che potremmo definire tropicale, ha coinvolto tutto il paese. Prevenire richiede un lavoro di lunga durata ed ingenti risorse, ma curare i danni dopo le tragedie ci costa 10 volte di più. Poi c'è il rispetto delle regole e la lotta alla corruzione. Il ricercatore, richiesto di un giudizio sulle parole di Salvini, che a dir bene, diciamo così, potremmo definire superficiali, e siamo buoni. Non si tocca l'alberello, non si droga, non si draga il torrentello, e poi questi ci presentano il conto. Diciamo, queste sono le parole usate precedentemente. Aveva detto che la colpa di tutto era degli ambientalisti da salotto, e quindi questo fa riferimento probabilmente a questa definizione. Infatti, a proposito del dragaggio, il ricercatore Vacchiano ha affermato che questa pratica si tende ad evitarla, in quanto ci si è resi conto che riduce l'attrito tra l'acqua e il letto del fiume, aumentando la velocità del flusso. In contemporanea occorre mantenere una vegetazione meno fitta in montagna, nei pressi dei corsi d'acqua, perché la piena può creare, con la velocità che assume per la pendenza, più danni, mentre in pianura il contrario, una fitta vegetazione rallenta la velocità e argina il problema. Per quanto riguarda le foreste e gli alberi, questi ultimi vanno tagliati, dice sempre il ricercatore, sia per ragioni economiche che per fare in modo che la foresta cresca più rigogliosa, tenendo conto che alcune specie, come l'abete rosso, hanno una rigenerazione più lenta. Il consumo di territorio, la cementificazione selvaggia, il non rispetto delle norme, con l'abusivismo dilagante soprattutto al sud, rende il suolo impermeabile. Alcuni rimedi possono essere i tetti verdi, con erba e terreno che assorbono acqua, oppure la costruzione di cisterne in posizioni strategiche. Ma la migliore soluzione, lo ripetiamo, è la prevenzione, in cui giocano un ruolo determinante l'educazione del cittadino, oltre una migliore pianificazione con il rispetto delle regole. Limitare il consumo di suolo con una pianificazione urbanistica, per esempio con la rigenerazione urbana a partire dalle città. È necessario un cambio di passo,
deciso, pensando al futuro di questo paese e alle nuove generazioni, una rivoluzione culturale e morale che sia il veicolo di un nuovo modello di sviluppo ecocompatibile. Sviluppo, lo sottolineo, non decrescita felice, un modello capace di scardinare posizioni di potere, consorterie che hanno bloccato l'ascensore sociale. Siamo il paese dove se non hai più di 50 anni non puoi ricoprire ruoli dirigenziali. Solo così potremo offrire un futuro al paese, ai nostri giovani. Roosevelt, in una notte, affrontando la grande depressione economica, con il New Deal creò 5 milioni di posti di lavoro, cominciando proprio con il rifacimento degli argini dei fiumi. Bene. E allora subito un po' di musica. Dall'ultimo album di Marianne Faithfull, dal titolo Negative Capability, uscito una settimana fa, ascoltiamo il singolo, dove Marianne è accompagnata da un grande del rock, Nick Cave. Il brano che mandiamo è The Gypsy Fairy Queen. Pronto, Roberto? Ci sono. Bene, allora,
Abbiamo tanta carne al fuoco, comunque nel tempo che è passato da una trasmissione all'altra è successo di tutto. Hai sentito l'introduzione? Sì. Va bene, diciamo che mi pare che la situazione si è chiusa con un compromesso da vecchia politica, d'altronde però da vecchia politica, ma con qualcuno che la fa da padrone, insomma, a chi subito e a chi tra un anno, insomma, anzi tra 14 mesi, cioè la questione della prescrizione, no? E chissà se ci sarà il governo allora. Quindi qualcuno appunto ipotizza questa cosa, insomma, che dopo le europee probabilmente tutto è progettato con questa ottica, ma sono maliziosi probabilmente. C'è lo scetticismo cerco di ragionare come dicono loro. No, dureremo 5 anni, no? Era ironica la mia cosa. E l'Europa ci sbatte i numeri in faccia, invece il nostro ministro dell'economia e delle finanze dice che non sanno contare bene, il PPE si sposta a destra con la scelta di Weber, forse per la corsa alla Commissione UE, con una missione che è quella di prosciugare un po' il terreno ai sovranisti, ma abbiamo visto che poi invece quando si fanno le cose di destra è la destra che vince, non è che vinci tu perché hai fatto qualcosa di destra, va sempre la crisi del Movimento 5.